Pace e bene a tutti, buongiorno. Oggi 6 maggio noi ricordiamo San Pietro Nolasco. Ascoltiamo. Pietro nasce verso il 1182-1189 a Mas-Saint-Puel, nella Linguadoca, da una nobile famiglia. Con la morte dei genitori, intorno ai 20 anni, si trasferì a Barcellona per sfuggire all'eresia degli albigesi. Il luogo era dominato dagli arabi musulmani e Pietro si trasformò in mercante per riscattare i prigionieri cristiani. Non avendo più denaro per il riscatto, incominciò a raccogliere giovani della nobiltà, sensibilizzandoli al problema. La conferma della sua opera la ebbe da un'apparizione della Vergine Maria, la quale gli disse che suo figlio desiderava la fondazione di un ordine religioso che si occupasse della redenzione degli schiavi. Aiutato anche dal re Giacomo I e dal vescovo di Barcellona, fondò poi l'ordine di Santa Maria della Misericordia o della Mercede, i cui membri si sarebbero chiamati mercedari. Il vescovo vestì Pietro e i suoi 12 compagni dell'abito di lana bianca, in segno di omaggio alla purezza della Vergine Maria, mentre il re, Giacomo I, donò loro lo scudo del suo regno per conferirgli un carattere militare e l'ospedale di Santa Eulalia, vicino alla Reggia, che servì come primo convento e come casa di accoglienza e di assistenza degli schiavi riscattati e dei poveri e dei malati. Adottarono la regola di Sant'Agostino con l'aggiunta di una quarta regola: offrirsi prigionieri al posto di un cristiano in pericolo d'apostasia. Stabilì che i cristiani liberati, prima di tornare in famiglia, accompagnassero i religiosi questuanti per testimoniare le sofferenze subite in prigionia. Inoltre, volle che in ogni suo convento vi fosse un ospedale o un'infermeria per curare gli infermi, alloggiare i pellegrini, istruire e confermare nella fede i reduci dalla schiavitù. All'inizio i membri erano tutti laici, come era e rimase lo stesso Pietro, ma poi Clemente V decretò che il maestro generale dovesse essere sempre un sacerdote. Nel 1245, durante un viaggio ad Algeri per un'altra serie di riscatti, avendo esaurito il denaro, egli si offrì come ostaggio per liberare altri prigionieri. E poiché tardava ad arrivare il prezzo del suo riscatto, venne frustato a sangue dai musulmani, quindi caricato su una barca danneggiata in precedenza e abbandonato in mare. Per intervento soprannaturale riuscì a raggiungere sano e salvo la Spagna. Debilitato anche a causa dei molti viaggi, rinunciò alla carica di maestro generale. Nel 1249 venne colpito dalla malaria e, dopo aver ricevuto gli ultimi sacramenti, morì il 13 maggio dello stesso anno. Fu sepolto nella chiesa del convento, ma a distanza di tempo le sue spoglie non vennero più trovate. L'ordine mercedario si diffuse velocemente, come il culto del suo fondatore. San Pietro Nolasco è patrono di Messina e Palermo. San Pietro è stato il fondatore dei mercedari, ossia questo gruppo di consacrati che avevano una particolare ispirazione voluta dalla Madonna durante un'apparizione, che era quella di redimere gli schiavi. Si appoggiavano alla regola di Sant'Agostino, ma aggiungevano un altro voto, un'altra promessa al Signore, ossia quella di offrirsi come prigionieri al posto dei cristiani che erano in pericolo di apostasia. Che cosa succedeva a quel tempo? Che i cristiani venivano catturati e venivano costretti a rinunciare alla propria fede, e altrimenti sarebbero stati torturati o uccisi.
Molti cristiani, ahimè, cedevano a questa pressione molto molto violenta e si credeva comunque che una volta rinnegata la fede in Cristo non si avrebbe avuta la salvezza. Allora questi fratelli, pur di garantire la salvezza a questi ultimi un po' più deboli nella fede, si offrivano loro in cambio, dicendo: noi non rinunceremo alla fede, facciamo a cambio, così tu sarai libero. Un gesto molto molto potente, di una testimonianza molto molto nobile e molto molto forte. Oggi non c'è più la schiavitù intesa come era a quel tempo, perlomeno non nella nostra società, ma ci sono tanti e tanti tipi di schiavitù. Sentiamo cosa dice Papa Francesco. Per salvare i cristiani che sono in pericolo di perdere la fede, che si vedono sminuiti nella loro dignità come persone e intrappolati in principi e sistemi opposti al Vangelo. Ecco, principi e sistemi opposti al Vangelo sono le nostre forme di schiavitù del nostro tempo. E chiediamo proprio a San Pietro che ci possa aprire gli occhi su tanti meccanismi che in questo momento ci stanno rendendo schiavi, anche se noi ci sentiamo molto molto più liberi. È veramente così. San Pietro, prega per noi e illuminaci.